che ci siamo. Tanti chilometri, ma ne è valsa la pena. Assolutamente sì, uno scenario fantastico. È un posto straordinario quello che abbiamo scelto di affrontare in questa sessione. Sono in compagnia di Gianluca De Angelis. Ciao a tutti. Ciao Lorenzo. Siamo lungo le sponde del lago di Zlivinsko, in Slovenia, per una sessione che ci auguriamo sarà tutta da vivere. Speriamo, eh? Speriamo indimenticabile. È un lago stupendo, in un contesto straordinario, un posto quasi fiabesco e abitato da una buona popolazione di carpe. Speriamo di riuscire a fare qualche pesce importante, ma soprattutto di divertirci. Il divertimento, vedrai, non mancherà. Bocca al lupo, Gianluca. Bocca al lupo, Lorenzo, dai. E ora si parte, vai. A Zlivinsko è consentito pescare al lancio per quanto riguarda il catfishing, e quindi effettueremo una pesca non troppo lontana da riva. Abbiamo posizionato già dei segnalini e ora ci andiamo a lanciare le canne. Piombi quindi non eccessivamente pesanti e una pasturazione che io ho scelto di effettuare esclusivamente tramite la fionda. Non utilizzerò né stringer né sacchetti in PVA, ma un innesco singolo pasturato intorno con delle boilies ad ampio raggio lanciate esclusivamente con la fionda. E allora andiamo a lanciare. Cercare di guadagnare qualche metro e arrivare a uno scalino, che è dove ho posizionato il segnalino. Si va in acqua, e si va in acqua il più possibile. Gliele diamo. In ambienti del genere, specialmente in periodi come questi, l'alimento potrebbe scarseggiare, perché comunque l'acqua è calda, l'ossigenazione è poca, e quindi una buona pasturazione potrebbe fare la differenza. Ma io preferisco la fionda rispetto al cobra, perché lancio più palline, non dobbiamo arrivare a distanze considerevoli, siamo intorno ai 60 metri, 70 metri, e con la fionda riusciamo a buttare in acqua più palline alla stessa distanza e a fare una bella rosata di pasturazione intorno all'otto innesco. Canna calata, e ora vai! Nello spot prescelto andremo ad effettuare una pesca marginal, c'è una legnaia molto importante a 5-10 metri da riva. Ora andrò a piedi a calare la nostra canna cercando di insidiare qualche bel pesce. Thank you.
po' di tiger e un po' di boilies piccole, vediamo cosa succede. Con questo caldo un bel bagnetto fa sempre piacere. Calato la canna a piedi non capita spesso. La zona che abbiamo scelto qui a Slivnisko è un'area che si trova all'interno delle zone dove è possibile pescare carp fishing di notte, ma è una zona che riteniamo strategicamente interessante. Siamo infatti su una sorta di punta, una punta che va verso il centro del lago, e ci siamo posizionati in questa punta in due spot alla distanza di circa 20 metri uno da un altro, dove abbiamo posizionato le nostre due canne a testa. Gianluca sta pescando all'interno di una piccola ansa, un'ansa caratterizzata dalla presenza importante di legnaie nel sottoriva, da poca acqua, ma un'ansa dove sta battendo il vento ed è sicuramente frequentata dai pesci, perché è un punto a nostro avviso strategico del lago. Io sto pescando invece dalla punta verso il lago aperto. Anche questa riteniamo sia una zona interessante, perché comunque abbiamo posizionato tutte le nostre canne cercando di sbarrare il passaggio delle carpe in tutta l'area. Pescando in questo modo a diverse profondità, andiamo quindi a vedere qual è la fascia di profondità in cui si alimentano le carpe, e sicuramente poi durante la sessione andremo a variare la profondità in base a dove otteniamo maggiori risultati. Andiamo. Piccolina, ma comunque molto combattiva. Ora la rilasciamo e riportiamo la canna dov'era.
è enorme, ma è un acquoio fantastico. Vediamo se riusciamo a tirarla fuori. Guardate che bel pesce. Siamo pronti per la notte. Missione chiusa, partenza quasi inesistente, pochi bip, fortunatamente subito sulla canna e niente, ci godiamo questo che speriamo sia un bel pesce. Buon pesce, buon pesce. E vai! Diciamo che questo è un gran bel pesce, mi ha fatto divertire molto nel sottorivo, un buon combattimento. Comunque si vede, sono pesci molto in forma, molto divertenti. Il lago ci sta regalando veramente grandi sogni. We'll be right back.
andiamo. Che pesce, ragazzi. Ragazzi, questo è un gran bel pesce. Guardate che meraviglia. Anche il lago di Slivnisko, come per tutte le acque pubbliche slovene, viene gestito da dei distretti di pescatori locali. Il regolamento varia da lago a lago qui in Slovenia e in questo lago vige un regolamento abbastanza semplice. Il lago intanto è navigabile, quindi è possibile utilizzare un natante, ma è possibile utilizzarlo esclusivamente per scandagliare l'area circostante. Non è possibile utilizzare il natante per pasturare e per calare le lenze. Il regolamento ne ammette l'utilizzo solamente per disincagliare eventuali pesci che vadano ad incagliarsi dentro la vegetazione. Per il resto la pesca va incentrata al lancio. È consentito l'utilizzo di due canne, pasturazione quindi da riva, e per campeggiare ci sono delle zone adibite al car fishing di notte. In tutto il lago ci sono tre zone, questa è una delle tre zone, quella che si affaccia verso la profondità maggiore del lago, qui alle mie spalle, mentre le altre zone sono più verso valle. Nonostante il lago non sia di dimensioni parecchio estese, le zone di pesca, le aree di pesca permettono di praticare car fishing a diversi pescatori, perché comunque la conformazione del lago è una conformazione particolare che permette a ogni pescatore di avere la sua area di pesca, la sua zona di pesca e pescare tranquillo.
andiamo a recuperare gli inneschi. Una notte abbastanza movimentata, però questa canna era un po' che non si muoveva. Andiamo a vedere in che condizione sta l'innesco. Diciamo che l'esca ha lavorato bene, però qualche segno di attacco c'è, eh? Il segno di attacco di qualche piccolo pesce. Ora lo andiamo a cambiare l'innesco. E poi, anzi, probabilmente lo manteniamo perché è abbastanza duro. Gli diamo una pompatina all'innesco. Di dropper, e ora andiamo a rilanciare la canna e poi gli diamo una bella pasturata intorno per rinfrescare lo spot con qualche boilers. Via. Un'altra bella cattura. Ennesima cattura, ha rovinato un po' il nostro finale, quindi rifacciamo un po' tutto nella speranza di continuare a catturare in questo modo. Ci stiamo divertendo da matti, ragazzi, da matti.
questo è un gran pesce, eh? Anche questo è un gran pesce. Gran bel pesce, ragazzi. E ora la lasciamo andare. Il lago di Slibnisko è un ambiente molto particolare, direi quasi unico qui in Slovenia. Intanto è un invaso artificiale, è una diga che è stata realizzata nel 1976, quindi è anche un ambiente abbastanza vecchio. Ma la caratteristica più strana, diciamo, di questo lago è la profondità delle acque. Noi siamo abituati a vedere, specialmente in Italia, dighe con acque profonde. Qui questo lago è caratterizzato da una profondità media abbastanza bassa. Il fondale è per lo più semplice, un fondale compatto caratterizzato da un leggero strato di limo, fangoso, ma non fangoso, terroso direi più che altro, perché comunque non è un fango dove si affonda, è un fango duro, quindi compatto. È un terreno ottimo per praticare car fishing. Le sponde degradano abbastanza dolcemente in quasi tutto il perimetro del lago. Nella riva opposta alla nostra hanno un degrado magari più rapido, ma comunque parliamo di pendenze che vanno, a nostro avviso, ad influire poco sulla sessione di pesca, perché comunque il lago è piccolo, è un ambiente abbastanza contenuto. La distanza massima nel corpo principale del lago da una riva all'altra è di circa 200 metri, quindi riusciamo, anche pescando da riva e a lancio, a coprire una buona porzione di lago. È un lago sicuramente interessante, un lago particolare, ma che vale la pena almeno una volta nella vita di affrontare. Thank you.
canna calata, qualche boilies, un po' di tiger e ora speriamo nella notte. Peschiamo tra gli ostacoli, frizione completamente serrata, obbligatoria. Che posto fantastico, ragazzi! Un bel pesce, ragazzi. Questo è un gran bel pesce, eh? E andiamo. Tanti chilometri e spesso ne vale la pena. Pescione grigio tipico del fango. Spesso con pesci del genere ti sale subito una grande emozione e ti fa un gran macello. Canna in acqua, manico del guadino recuperato e ora rilanciamo la canna. Il mesco è buono, ce lo lasciamo. Stiamo pescando con piombi non troppo pesanti. Intorno ai 140 grammi, dobbiamo pescare al lancio e quindi non ci interessa raggiungere distanze troppo lontane da riva. Stiamo pescando più che altro ai 30-40 metri, montatura classica, piombo intorno ai 140 grammi, come avevo detto, classico è rig con anellino, innesco del 24, singolo, affondante, montatura efficace. Efficace, semplice, che garantisce con un amo abbastanza generoso di dimensioni delle allamate salde sulla labbra del pesce. Il lago, il fondale, è privo sostanzialmente di ostacoli nella zona dove sto pescando io, quindi posso combattere il pesce in tutta tranquillità, in tutta calma. E ora andiamo a rilanciare. Siamo giunti all'ultima notte, abbiamo trascorso qualche giorno di divertimento,
con tanti bei pesci. E ora, come per ogni sessione, arriva quella che è la notte più importante, la notte in cui speri ancora di fare qualche pesce importante. Le condizioni ci sono tutte, il lago è ora è calmo, il panorama è stupendo, ora mangiamo qualcosa per cena e poi andiamo a dormire con la speranza di fare ancora qualche bel pesce. Rilasciamo andare subito.
paura e delirio, ragazzi, paura e delirio questa notte. Ci riproviamo. Pesce totalmente inaspettato. È andato. Bello, veramente un bel pesce, ragazzi. Bello, 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 bello. E subito dentro l'acqua. Come sappiamo, l'amur è sempre un pesce molto molto delicato. L'amur, come sappiamo, distrugge ogni terminale, quindi sto rinnescando la canna, sempre una Tiger con un piccolo picco di mais e pronti per andare a regalare nel pieno della notte. Ci godiamo questi ultimi momenti, almeno per quest'anno, qui sul lago, eh? Eh sì, Lorenzo, qui comincia la nostra avventura e su questa panchina finisce. Gli ultimi momenti, ora comincia il duro lavoro di risistemare tutto quanto. Un'avventura veramente stupenda, tantissime catture, ci siamo divertiti tantissimo. Dipnisco è un posto bello, bello, che dove vale la pena almeno una volta nella vita fare una sessione di pesca. E io credo anche che torneremo probabilmente. Sicuramente. Eh? Il posto è veramente bello, come tutte le acque slovene è un ambiente gestito, ma è gestito in modo direi ottimale. Le sponde sono pulite, vengono curate, il lago è un lago da comunque una buona estensione che permette diverse tipologie di pesca in base allo spot che uno sceglie sostanzialmente di affrontare. Qui ci sono gradini, fondali più bassi, una moltitudine di situazioni belle, interessanti, che pescando al lancio diventano ancora più impegnative. Più impegnative, soprattutto per noi che
non peschiamo molto frequentemente al lancio. Non siamo sicuramente fra i migliori pescatori di lancio, ma ce la siamo cavata, possiamo dirlo, eh? Siamo stati bravi, dai. E ci siamo veramente divertiti in questa missione. Allora ragazzi, ora ci attende un duro lavoro e un lungo viaggio. E un lungo viaggio di rientro. Grazie Gianluca per, grazie a te, Lorenzo, come per la sempre, compagnia. È stato un piacere. Noi ci vediamo sempre su questo canale con i prossimi video dei Noi Siamo Solo Pescatori Tour. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Alla prossima.